Ricordi quando eri bambino, come sentivi e gustavi il Natale? Sì, lo sentivi nell'aria e quasi non riuscivi a dormire per l'entusiasmo che avevi dentro. Sembrava che tutto si trasformasse in musica e che anche i cuori più duri si sciogliessero a contatto con l'amore di Dio fatto bambino. Non sapevamo chiamare per nome questa potenza dell'amore. Le famiglie si riunivano, i portafogli di tutti si aprivano ai poveri, le chiese splendevano, la gente gioiva in tutto il mondo, persino le guerre si fermavano. Poi abbiamo capito il motivo, è che Dio si è abbassato. Lui ha preso una decisione sconvolgente. Da onnipotente si è fatto debole e prende una decisione, decide di servire anziché farsi servire. Si mette da parte, scompare per amore, per esaltare l'essere umano, per esaltare me e te. Dio si umilia. Dio ha deciso il contrario di ciò che abbiamo deciso noi. Noi vogliamo potere, sesso, soldi, fama e calpestiamo gli altri. Vogliamo comandare. Abbiamo persino pensato che siamo troppi sulla faccia della terra e vorremmo più morti per vivere meglio. Dio no! Dio ha scelto l'uomo, così innamorato pazzo di noi che ha assunto la tua carne, la mia carne, le nostre ossa. È scritto nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 30 al 32. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Figlio dell'Altissimo. Non temere quindi, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Lui ha già vinto. Lui ha già vinto. Amen.